2-0 la vittoria dell'Under 17, la squadra di mister Michele Sacco batte il Potenza. Siamo proprio in compagnia di mister Sacco. Ciao mister. Salve, buon pomeriggio a tutti. Mister, è stata una settimana complicata. Pasquale squalificato, ma tanti problemi per Boccia, per Stocklin, per Masotta. Alla fine 2-0. È stata una settimana complicata perché qualcuno ha avuto la febbre, Stocklin mal di schiena, Pasquale squalificato, Boccia con qualche problemino, però alla fine chi è andato in campo si è dimostrato che può andare in campo tranquillamente, ha fatto la sua parte, era importante vincere e convincere, penso che oggi l'abbiamo fatto e va bene così, anche se come dico dall'inizio c'è da migliorare tantissimo perché anche abbiamo rischiato qualcosina dove secondo me non vale neanche la pena, basta un po' di attenzione in più, di applicazione in più sulle cose che facciamo in settimana peraltro. Alzate il ritmo, gridavi dalla panchina, alzate il ritmo, siamo lenti. Sì, perché già in settimana io meno male ricordavo come giocavano loro, difendevano solamente, non ti venivano mai ad aggredire, quindi in settimana avevo detto che dovevamo verticalizzare subito con i centrocampisti e andare in avanti, invece oggi, ecco qua, da destra passavamo a sinistra, da sinistra a destra, ci siamo un attimino intestarditi con questo tic e tac che va tanto di moda, che a me non piace tanto, piace solo quando bisogna addormentare le partite che siamo in vantaggio, ma noi avevamo bisogno di velocità e di rapidità, alla fine l'abbiamo capito e siamo andati molto ma molto meglio. Mister, hai fatto entrare nel finale di partita Domenico Costanzo, un ragazzo che con gli under 15 aveva trovato anche la nazionale, era uno dei fiori all'occhiello di questo settore giovanile, si è un po' perso per via anche dell'infortunio, si sta ritrovando, come lo stai vedendo? Vabbè, diciamo che lui oltre all'infortunio al ginocchio comunque ancora ha recuperato 100-100 perché appena sta, eccolo qua, per recuperare dal ginocchio e ha avuto uno stiramento, recupera dallo stiramento e la caviglia, quindi diciamo che da dicembre queste le prime 2-3 settimane che ha fatto consecutivamente che si è allenato, poi peraltro cioè, per il resto non è riuscito mai a dare continuità agli allenamenti, loro lo sanno, io gli allenamenti tengo tanto, oggi l'ho buttato in campo proprio per fargli prendere coraggio, per fargli capire che comunque lo aspettiamo tranquillamente, è un bene della società, quindi cerchiamo di farlo riprendere. Non ne mancano ancora tante, però bisogna ancora curare. Ne mancano ancora tante invece, comunque ne mancano 4 partite, 12 punti, noi abbiamo un vantaggio minimo, quindi bisogna resistere e andare avanti per la nostra strada come abbiamo fatto dall'inizio e che stiamo continuando a fare. Grazie mister. Grazie a te Ciro, buona serata. Grazie ad una solida esperienza, la Edil Lima SRL Costruzioni si è sempre distinta nella costruzione di fabbricati civili e commerciali di pregio. Col tempo ha ampliato la propria attività, trasformandosi in una ditta di costruzioni immobiliari, specializzandosi nella realizzazione di edifici residenziali e fabbricati industriali. La Edil Lima SRL Costruzioni, acquisendo sempre maggiori competenze, ha conquistato il suo punto di forza, diventando leader nel settore, con risultati eccezionali per estetica e qualità, lavori accurati e soprattutto rispetto dei tempi di consegna. Edil Lima SRL Costruzioni di Nicola Imperiale, da oltre 40 anni al servizio della gente, a Gragnano, in via Castellammare 149, telefono 081 871 5584 oppure 334 26 49 108. La nostra famiglia pone attenzione e cura in ogni gesto. Ingredienti di prima scelta, esperienza e fantasia, ma soprattutto passione. Pizzeria Dadino a Castellammare di Stabia, dove la pizza sposa una tradizione che dura da generazioni. Un gusto di ottima qualità, pizza, frittura, primi piatti, aperti anche a pranzo. Basta provarlo. Pizzeria Dadino, via Giuseppe Cosenza 263. Si effettua anche consegne a domicilio, telefono 081 185 86067 oppure 333 3213 647. I've done.
pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Flying Line Sport veste lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Viale Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli.